di collaborare per il bene della comunità. Qui, l'obiettivo del coordinamento sarà quello di essere sempre portavoce delle istanze, delle problematiche dei giovani salmiti e anche quello di supportare nuove creazioni di nuovi forum. Le iniziative che metteremo in gioco saranno diverse, sia in ambito della formazione, che è molto importante per assumere le competenze dei giovani, e sia altre iniziative che nel corso del prossimo mandato cercheremo di organizzare. Bene, bene. Quindi il forum secondo te può essere un mezzo utile per la rivalutazione dei giovani e dei loro interessi per la propria comunità? Sicuramente, perché comunque quando un ragazzo si iscrive a un forum ha sempre una voglia di fare. Quindi questo è importante, perché c'è qualcosa, c'è, quindi la comunità rimane viva, e quindi questo è importante e ci permette anche di non lasciare le nostre radici. Sì. Quindi, investire nel nostro territorio. Sì, sicuramente. Bene. E Daniela, sì. Quali saranno i progetti futuri che nasceranno, metterete in campo lì ad Apice? Nel borgo? Nel borgo, sì. Allora, diciamo che già da un po' che sta in atto è questo dialogo competitivo. Sì. Praticamente è stato aperto questo dialogo, dove potevano rispondere delle varie ditte che tramite una concessione avrebbero potuto, utilizzando quindi anche i vari bonus dello Stato, ristrutturare l'intero centro storico, perché come dicevo prima abbiamo proprio necessità di rimetterlo in sicurezza e quindi aumentare le destinazioni del centro storico stesso, che non possono essere finalizzate ad una piccolissima parte di attività economiche a livello di ristrutturazione. A questo dialogo ha risposto un solo consorzio molto grande, diciamo, e ha presentato un'idea progettuale che è stata resa pubblica alla comunità in occasione di un convegno, e dove, diciamo, vede il centro storico che rimane anche strutturalmente come lo abbiamo oggi, ma con finalità diverse. Quindi un albergo diffuso, una zona dedicata a giovani coppie, a residenza per giovani coppie, un'altra zona dedicata agli anziani, un'altra zona dedicata a quello che è il turismo digitale, quindi queste persone nomadi che cercano dei posti tranquilli dove lavorare in smart working. Insomma, davvero un bel progetto, e speriamo che riusciamo in qualche modo a continuare in questo dialogo competitivo, perché ad oggi c'è bisogno di una svolta. Sì. E pensare che con le casse comunali si possa recuperare il centro storico è veramente un'utopia. Sì. Daniela, è arrivato qualche messaggio per te da Marcello Fatto Russo, che dice: bravissima Daniela. Grazie. E Daniela, come risponde la comunità alle vostre iniziative? Allora, devo dire che noi purtroppo, questa amministrazione, non voglio parlare sempre del Covid purtroppo, però purtroppo ne dobbiamo parlare, nel senso che abbiamo amministrato da maggio 2019 fino a dicembre e gennaio in normalità, e poi ci siamo bloccati, quindi prima rispondeva benissimo, partecipava molto. Oggi che stiamo ricominciando c'è un po' di meno di partecipazione, ma comunque ci seguono, cerchiamo in qualche modo di poter stare sempre accanto alla nostra comunità, quindi di prendere qualsiasi tipo di richiesta, di problema, e affrontarlo insieme. Siamo un gruppo molto coeso e di questo me ne vanto, insomma. Complimenti. Quindi, veramente la condivisione è al massimo, e più che altro veramente siamo a disposizione della comunità tutta, e speriamo in qualche modo di poter dare il nostro contributo, minimo contributo, in questo periodo. E anche
se posso lanciare un... Certo, puoi lanciare tutto oggi, sei libera qui. No, diciamo che è bello poter fare e poter essere seguiti nel fare. Quindi qualsiasi iniziativa, anche magari sbagliata, è anche giusto che qualcuno ce lo venga a dire, esatto, che è sbagliata. Però l'importante è la partecipazione e la condivisione di tutto. Quindi sia dal punto di vista sociale che culturale, per gli eventi, tutto insomma. Bene, allora sono le 16:43 di questa nuova puntata di Senti Chi Parla. Ora andiamo in musica con Alessandra Amoroso, canzone Inutile. Rimani qui se il mondo cade, fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano. E forse è vero come dicono, l'amore a volte è strano. Ma adesso smetti di parlare, ascoltami. È tanto tempo che volevo dirti che solo adesso che ti ho qui davanti capisco anch'io il perché di tutte quelle frasi dentro le canzoni, di tutti quei per sempre scritti sui portoni, delle parole in gola urlate ad alta voce, buttate dai balconi. Rimani qui se il mondo cade, fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano. E forse è vero come dicono, l'amore a volte è strano. E mentre il traffico si muove e sopra gli alberi le foglie cambiano colore, non dirmi che sei triste, per forza esiste almeno una storia che se nasce poi non finisce. Rimane dentro una canzone, un'altra inutile canzone per te. Cercato in ogni angolo, in ogni posto, in tutte quelle storie che mi mettevo addosso, le provavo ad aggiustare sempre ad ogni costo, ma non mi stavano bene. Ti prego adesso non pensare a cosa ne sarà, guarda quanto è bella da lontano la città, che ci sembra quasi un'isola vista d'acqua, mentre noi siamo il mare. Rimani qui se il mondo cade, fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano. E forse è vero come dicono, l'amore a volte è strano. E mentre il traffico si muove e sopra gli alberi le foglie cambiano colore, non dirmi che sei triste, per forza esiste almeno una storia che se nasce poi non finisce. Rimane dentro una canzone, un'altra stupida canzone. Se tutto intorno esplode, quel che vale è che tu rimani qui se il mondo cade, fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano. E forse è vero come dicono, l'amore a volte è strano. E mentre il traffico si muove e sopra gli alberi le foglie cambiano colore, non dirmi che sei triste, per forza esiste almeno una storia che se nasce poi non finisce. Rimane dentro una canzone, un'altra inutile canzone per te. E siamo quasi in chiusura di questa bellissima puntata di oggi, sono le 16:47, oggi martedì 23 novembre. E allora Daniela, non sì, so se prima l'abbiamo toccato o no questo, però noi lo ridiciamo. Esatto, il Castello dell'Ettore apre le sue imponenti porte alla meravigliosa magia del Natale. Com'è nata l'idea dei mercatini di Natale e come si svolgeranno soprattutto? Allora... Sì, mi senti? Sì, abbiamo sempre questo dubbio.
No, i mercatini di Natale nascono nella loro prima edizione nel 2018. Sì. Poi nel 2019 sono stati organizzati nell'intero borgo con la collaborazione tra le varie attività economiche che sono presenti nel borgo, quindi che hanno istituito un'associazione, eccetera. Oggi invece ritorniamo di nuovo al 2018 con i mercatini all'interno del castello dell'Ettore nella restante parte del centro storico ci sarà comunque un intrattenimento a livello di artisti di strada, sia per quanto riguarda la musica che gli intrattenimenti artistici proprio, con qualche scuola di danza locale che porterà quindi le sue bambine. Quindi coinvolgete sempre le attività e le che sì, si sono sul territorio. Diciamo che c'è una collaborazione tra attività economiche del centro storico, la Proloco e il comune di Apice. Bene. Perché comunque i mercatini sono un evento importante che permettono anche di far conoscere Apice a livello fuori anche dalla nostra regione, quindi come mi sa prima l'abbiamo accennato, il fatto che stanno prenotando anche pullman dalla Puglia, da Roma, dal Piemonte, quindi è comunque un orgoglio, indipendentemente da chi è l'organizzatore dei mercatini stessi. E quindi niente, ci sarà appunto questo ingresso, sul pagamento del biglietto al castello, però poi c'è la libera visita nell'intero centro storico e le visite guidate gestite appunto dal forum dei giovani, sì, con l'info point turistico nella parte anche chiusa del centro storico, a gruppi di persone accompagnati, e si arriverà fino alla chiesa, quindi all'abbazia di Santa Maria Assunta. Bene, ragazzi, visto che siamo in chiusura, vogliamo lanciare un messaggio, un appello, o volete ricordare qualche altra cosina? Tu mi dicevi che negli anni 50, prima ho sentito bene, sì, sì, c'era una radio. Sì. Se non erro, qualcuno di Apice penso che mi lincerà se sto sbagliando. Radio ecco, Mila. Aspetta, che forse qualcuno. Radio Mila. Ecco, Stanislao proprio ora ha detto: in tema di radio locali, se posso, ricordo che la locale unità di protezione civile. No, forse no. Ricorda nel suo nome la presenza storica di una radio apicese, pubblica assistenza radio amatori Apice. Sì. Proprio ora stavamo toccando questo tasto. Che poi si è chiamata Radio Mila, se non sbaglio. Sì, è bella perché quando me l'hanno raccontato, sì, praticamente mi hanno raccontato che c'erano questa postazione radio che faceva anche le chiamate in diretta. Ma che non meraviglia! Ma che non avevano il telefono. E come il telefono c'era quello pubblico in piazza, quindi c'era qualcuno che stava tipo all'angolo che prendeva le chiamate. Oddio, e poi riferiva. Che bello! Che bello! Quindi è una cosa bella che va ricordata. E poi l'ultima cosa, anche ad Apice Nuova ci saranno degli eventi. Sì. Prima di tutto il mercato prolungato nel giorno domenica 19, quindi il mercato inizierà la mattina e finirà la sera con vari intrattenimenti, quindi anche con artisti di strada. L'8 dicembre ci saranno degli intrattenimenti per bambini in piazza. I bambini della scuola elementare faranno anche dei canti di Natale il 18, probabilmente, ancora è da però comunque ci saranno, le date sono ancora ben da stabilire, quindi vi aspettiamo ad Apice per rivivere un po' la magia natalizia in questo periodo. Tu che messaggio vuoi lanciare, Daniele? No, niente, volevo fare un ringraziamento a voi per grazie averci a voi invitato e dare la possibilità a tante associazioni, a tanti circoli di esprimere i propri pensieri, sì, le proprie idee e pubblicizzare mettersi le proprie in iniziative. Gioco. Sì, mettersi in gioco. Grazie davvero, grazie. Grazie a voi, noi ci saremo sicuramente ai mercatini di Natale, se non ero dal 27 al, ricordiamo? Dal 27 di novembre al 19 dicembre. Perfetto, quindi mi raccomando, Apice in provincia di Benevento, mettete il navigatore, avete anche le indicazioni dell'info point che ricordiamo www.apiceinfopoint.org. Perfetto, allora ragazzi io vi ringrazio, complimenti a tutta la comunità di Apice, Proloco, Comune, grazie. Forum dei Giovani, e grazie a voi a te, che siete venuti qui in rappresentanza, l'assessore al turismo, alla cultura e all'agricoltura Daniela Doro e al segretario del Forum dei Giovani Daniele Belmonte. Grazie, grazie, e alla prossima. Alla prossima. Buonasera.
buonasera e buon weekend a voi. A martedì sempre qui con Senti Chi Parla.